mi aspetto una squadra che verrà qui a cercare, come ha detto il suo allenatore, per vincere la partita. Però io ho la consapevolezza della mia squadra, quindi io farò la mia partita, abbiamo lavorato per fare la nostra partita e per affrontare il Catania come siamo abituati a fare, e quindi attenti nella fase di non possesso, ma ultra propositivi nella fase di costruzione. Poi davanti stanno bene, hanno tutti voglia, la competizione è molto 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 alta, e di questo sono felicissimo, perché non ci sono usi lunghi, non c'è invidia perché uno gioca, fa gol, l'altro è no. La squadra degli attaccanti stanno lavorando nel miglior modo possibile per farsi avanti, e questo è quello che ho sempre sperato e che continuo a portare avanti, perché i fatti dicono che nelle mie scelte spesso in funzione degli avversari io ho deciso per l'uno o per l'altro. Sia entrato nella testa dei miei giocatori che le partite si possono vincere al primo minuto, al ventesimo, al cinquantesimo, all'ottantesimo e al 94esimo. Quindi bisogna avere pazienza, l'importante è rimanere sempre in partita. È chiaro, dobbiamo migliorare nell'essere puntuali nel fare gol, nel senso che noi creiamo tanto, ma concludiamo a rete in modo vincente ancora troppo poco per quello che creiamo. Quindi questo è l'aspetto che ci condiziona, perché magari portiamo le partite ad arrivare quasi in fondo e non averle ancora chiuse, e quindi questo è un problema, perché poi dopo una palla l'ultima punizione con Francavilla poteva essere pericolosa, perché se volete difenderci in aria e lì è un attimo, basta poco. Quindi in quello sicuramente abbiamo nella pazienza, dobbiamo migliorare, nella pazienza di giocare, abbiamo la possibilità di giocare con qualità, quindi la costruzione deve essere fatta con qualità, con i tempi e con i modi giusti. Quindi non bisogna avere fretta, non bisogna avere essere precipitosi nel voler determinare, e poi nel essere concreti, nello sfruttare al massimo.